Dal Vangelo di Marco. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Dalla pianta di fico imparate la parabola. Quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate avvicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte. In verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto però a quel giorno o a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo, né il Figlio, eccetto il Padre». Sorelle e fratelli carissimi, siamo arrivati alla penultima domenica dell'anno liturgico, la 33esima, e il Vangelo di Marco oggi si presenta a noi in modo del tutto diverso dalle altre domeniche. Non è un racconto, non è un insegnamento da parte di Gesù, è la presentazione attraverso il linguaggio apocalittico di quello che dovrebbe succedere alla fine dei tempi, ma non la fine del mondo, bensì il fine del mondo. Il senso della storia è ciò che oggi Gesù ci rivela in questa pagina di Vangelo. E allora noi dobbiamo comprendere che il linguaggio apocalittico di cui Gesù si serve non è il linguaggio della devastazione, della violenza, della fine del mondo, della distruzione totale di tutto e di tutti, ma è un togliere il velo, come dice proprio l'etimologia di questa parola. Abbiamo bisogno oggi più che mai che qualcuno tolga il velo dai nostri occhi affinché noi sappiamo leggere il presente dal punto di vista di Dio. Sappiamo leggere le cose che oggi stanno accadendo dalla prospettiva dalla quale le guarda il Signore. Questo linguaggio quindi ha bisogno per noi di essere decodificato. Del resto anche i nostri figli, anche i nostri nipoti hanno fra di loro un linguaggio cifrato che noi adulti non riusciamo a comprendere. Hanno delle parole che per loro sono ovvie e scontate e che per noi non significano nulla perché non appartengono al nostro vocabolario. Del resto è così quando parla un medico, quando parla uno scienziato, quando parla un avvocato, ma anche quando parla un sacerdote o un cristiano che ha approfondito la sua fede attraverso gli studi della teologia. A volte usiamo un linguaggio che gli altri non comprendono. Quante volte dobbiamo dire a un medico: «Dottore, spiegamelo con parole più facili quello che mi hai detto». Quante volte dobbiamo dire a un sacerdote: «Ma fammi capire quello che mi stai dicendo, non usare l'ecclesialese». Allora dobbiamo penetrare dentro questo linguaggio che Gesù utilizza, altrimenti non lo potremo comprendere. E senza comprendere ciò che Gesù ci sta dicendo, che è una buona notizia, che è il Vangelo, che è l'annuncio della nascita di un mondo nuovo e di una vita nuova, noi potremmo prendere delle decisioni sbagliate e fare delle scelte sbagliate nella nostra esistenza. Qual è la grande tribolazione di cui Gesù parla in questa pagina del Vangelo di Marco?
nemico, è ciò che lui aveva previsto, cioè la distruzione di Gerusalemme e la distruzione del suo tempio, che avverrà nel 70 d.C. ad opera dei Romani. Questa è stata una grande tribolazione per il popolo degli ebrei, perché ha raso al suolo tutte le speranze che gli annunci dei profeti avevano fatto crescere dentro il cuore di tutti gli israeliti, e ha raso al suolo anche tutte le aspettative che prima Giovanni Battista e poi lo stesso Gesù avevano suscitato nella mente e nei cuori di coloro che li avevano ascoltati. Davvero una grande tribolazione per loro. Del resto, quando Marco scrive il suo Vangelo, c'erano altre tribolazioni che stavano succedendo, e cioè c'erano le prime persecuzioni che i cristiani stavano sperimentando. Nerone aveva fatto uccidere Pietro e Paolo e tantissimi altri cristiani a Roma e in altri luoghi erano stati messi a morte a causa della loro fede. E anche fra i cristiani stessi c'era qualcuno che aveva rinnegato la fede a fianco ad altri che invece avevano offerto la loro vita per rimanere fedeli alla loro fede in Gesù. Tribolazione che gli ebrei hanno sperimentato nel 70 d.C., ma che ogni popolo e ogni persona sperimenta nell'arco della sua vita e nel corso della storia. C'è stata mai, infatti, un'epoca in cui non ci sono state pestilenze, carestie, terremoti, un'epoca in cui non ci sono state guerre, contrapposizioni fra popoli, lotta degli uni contro gli altri, mai. Ogni epoca ha vissuto queste esperienze. Ecco perché Gesù toglie il velo e ci permette di leggere il presente, l'oggi di ciascuno di noi, delle nostre comunità, con gli occhi stessi di Dio. In questo linguaggio Gesù ci dice che il sole si oscurerà, che la luna non darà più la sua luce, che le stelle cadranno dal cielo. Non sta parlando di un fatto fisico, non sta parlando del fatto che fra 500.000 anni forse il sole si oscurerà e quindi finirà la vita sulla terra. Sta parlando in modo simbolico del sole, della luna e delle stelle, che nell'antichità erano considerati da tutti come degli dèi, come delle dee. E nell'antichità tutti coloro che erano potenti, il faraone in Egitto, l'imperatore a Roma, i re, ovunque essi si trovassero, si consideravano come il sole, come la luna, come le stelle. Si consideravano dei, anche essi. Ecco, Gesù sta dicendo che tutto questo finirà, tutto questo cadrà. Quelli che hanno considerato se stessi degli dèi, quelli che hanno considerato le creature, il sole, la luna, le stelle, come degli dèi e delle dee, hanno sbagliato. Non è il cielo il posto degli uomini, è la terra. Quindi il fatto che il sole si oscura, che la luna non dà più la luce, che le stelle cadono, significa che l'uomo tornerà ad avere la sua giusta dimensione, quella di creatura, quella di chi deve stare sulla terra, non pensarsi nel cielo. Del resto, quello che è avvenuto nell'antichità avviene ancora oggi. Quante persone nel mondo dello spettacolo, nel mondo della canzone, nel mondo dello sport, nel mondo del lavoro, in ogni campo sono state considerate come delle stelle e poi sono miseramente cadute e poi sono entrate nella dimenticanza di tutti. A volte, quando qualcuna di queste stelle muore e la televisione ce ne dà notizia, facciamo fatica addirittura a ricordare che ci sono state, mentre ai loro tempi, ai tempi del loro fulgore, erano sulle prime pagine di tutti i giornali e occupavano spazi enormi all'interno delle televisioni e di tutti gli altri mezzi di comunicazione sociale. Gesù quindi ci dice: voi siete uomini, consideratevi come tali, creature, e fate attenzione
a chi considerate come Dio, perché non dovete considerare Dio chi Dio non è. Di Dio ce n'è uno solo, è Yahweh, è il mio Padre. Lui solo dovete considerare come tale. E per questo motivo Gesù continua, usando sempre il linguaggio dell'Apocalisse, a dirci che un giorno arriverà il Figlio dell'uomo sulle nubi del cielo. Chi è questo Figlio dell'uomo? È ovviamente Lui stesso. Nel Vangelo, infatti, per ben 80 volte Gesù viene definito e si definisce Figlio dell'uomo. Il suo regno è il regno umano per eccellenza. Prima di Gesù ci sono stati tanti regni che però sono stati disumani, che non hanno rispettato le persone, che sono andati a vantaggio di pochi e a svantaggio di molti. Prima di Gesù, seguendo le immagini sempre apocalittiche del capitolo 7 del profeta Daniele, c'è stato il regno del leone, cioè il regno dei babilonesi, coloro che 500 anni prima di Cristo avevano distrutto Gerusalemme e il suo tempio, ma il loro tempo era finito, era venuto il tempo dell'orso che aveva sbranato il leone. L'orso era il simbolo dei Medi, che avevano scalzato i babilonesi, ma che a loro volta furono scalzati dal leopardo. Infatti arrivarono i persiani, che veloci come un leopardo occuparono tutti gli spazi del mondo allora conosciuto, ma anch'essi ebbero la loro fine, videro il loro tramonto, ad opera di una quarta bestia che Daniele ci dice era così brutta, così immonda e cattiva da non poter avere un corrispettivo umano che la potesse descrivere. Questo era il regno di Alessandro Magno e dei Seleucidi, ma anch'esso è finito. E il profeta annuncia la venuta del Figlio dell'uomo, che non è un quinto regno peggiore degli altri, più bestiale degli altri, ma è appunto un regno umano. È il regno di Gesù, in cui regneranno la giustizia e la pace, l'amore e il rispetto reciproco, il rispetto e l'accoglienza per tutti. Questo è il regno che annuncia Gesù. Gesù quindi ci sta dicendo: fate attenzione, non vi sto parlando della fine, vi sto parlando di un inizio nuovo. E se ci sono dei dolori, delle sofferenze da dover attraversare, questi dolori, queste sofferenze sono quelli del parto, quelli che accompagnano la nascita di una vita nuova. Del resto, anche durante l'ultima cena, Gesù utilizzerà questa immagine. La donna, quando deve partorire, soffre perché sa che è giunta la sua ora, ma quando è nato il bambino si dimentica tutto perché è venuto al mondo un uomo, è nata una nuova creatura. E per questo Gesù indica come esempio la pianta del fico che vedete alle mie spalle. Il fico era la pianta che germogliava più tardi delle altre e quindi quando essa germogliava, quando i suoi rami diventavano teneri, per il contadino significava una cosa sola: era arrivata l'estate, era arrivato il tempo del raccolto, era arrivato il tempo della pienezza, il tempo in cui trovavano soddisfazione tutte le sue fatiche, tutte le sofferenze che aveva dovuto provare in autunno e in inverno. Insomma, Gesù ci sta parlando di una primavera, ci sta parlando di un nuovo inizio. Sappiamo riconoscere questi segni di un mondo nuovo, sappiamo riconoscere questi germogli di vita nuova che sono davanti ai nostri occhi. Non lasciamoci offuscare la vista semplicemente da ciò che appare più immediatamente: le guerre, le carestie, la lotta degli uni contro gli altri, lo sfruttamento delle persone e del creato. Possiamo notare tanti piccoli germogli, li possiamo notare a livello ecclesiale e anche a livello sociale. A livello sociale
È vero che ci sono ancora tante disuguaglianze, che c'è tanta povertà, che c'è tanta fame, ma mai come oggi c'è tanta attenzione verso le situazioni marginali. Mai come oggi c'è tanta attenzione alla solidarietà, a prendersi cura dei poveri. Mai come oggi ci si dà da fare per aiutare tutti ad uscire dalla loro situazione. Certamente la sensibilità verso la solidarietà oggi è cresciuta. Noi dobbiamo saperla vedere, dobbiamo saperla riconoscere e dobbiamo saperla convogliare. A volte anche nei confronti dei nostri giovani non siamo capaci di offrire loro un percorso che, passando proprio attraverso il coinvolgimento, la solidarietà, il servizio all'ultimo, possa farli entrare all'interno di un discorso di appartenenza sia ecclesiale che sociale. All'interno della Chiesa, l'attenzione che oggi abbiamo nei confronti della parola di Dio non si era mai vista nei secoli precedenti. La presenza della Lectio Divina, del Vangelo nelle case, dell'approfondimento biblico che c'è oggi, ieri non c'era. Prima l'appartenenza alla Chiesa, che è in continuo calo, come ci dicono anche le ultime indagini che sono state condotte in Italia, era più un'appartenenza sociologica. Oggi è un fatto di cuore, oggi è una appartenenza pensata, ragionata, voluta, scelta. E anche all'interno della Chiesa, l'apertura all'ecumenismo, al dialogo con le altre confessioni cristiane e anche l'apertura al dialogo interreligioso non è stata mai così sviluppata come in questi anni. E poi, sia a livello sociale che a livello ecclesiale, l'attenzione alla creazione, al creato, alla casa comune, alla terra nella quale abitiamo, quando mai c'è stata come ai nostri giorni? Ecco, allora sappiamo vedere questi germogli, questi segni che si stanno affacciando davanti ai nostri occhi e cogliamo questo loro germogliare, questo loro fiorire, questo loro espandersi nei nostri tempi e diventiamo capaci di essere gli angeli che recuperano tutti i credenti dai quattro venti, cioè dai quattro punti cardinali, da ogni luogo della terra dove essi possono essere andati a finire. Angelo nella Bibbia, infatti, è colui che in nome del Signore fa da mediatore, diventa strumento della salvezza del Signore nei confronti di tutti. Sappiamo accogliere tutti i credenti, tutti gli uomini e tutte le donne andandoli a recuperare dai quattro venti dove essi sono stati dispersi, il vento del potere, il vento dell'individualismo, il vento del piacere, il vento dell'apparenza, il vento che possiamo trovare con tutti i nomi che vogliamo, ha sparso i credenti ovunque. Gli angeli di Gesù andranno a raccogliere tutti e li riporteranno a Gesù, all'unica stella che non cadrà mai dal cielo, all'unico sole che darà per sempre la sua luce. I cieli e la terra passeranno, infatti, ha detto Gesù, ma le mie parole non passeranno. Fidiamoci di Gesù e della sua proposta. Permettiamo a Gesù di toglierci il velo e potremo vedere davanti ai nostri occhi la realizzazione del regno di Dio. Ma potremo continuare su questa strada proprio domenica prossima, nella festa di Cristo Re dell'universo.